Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì e buona settimana. Allora, oggi qui il tempo è un po' nuvoloso, però vedete, fa caldo, insomma, non è proprio quel caldo caldo. Quando abbiamo in casa? Abbiamo 25 in casa, quindi 25 gradi in casa va benissimo. Si può stare benissimo con le finestre del balcone aperto e niente. Volevo raccontarvi un po' il mio weekend, quindi questo weekend è stato insomma un po', diciamo, ho fatto molte cose. Ieri abbiamo festeggiato il compleanno di mio marito, quindi mia figlia con mio genero e i bambini che sono venuti a pranzare qui e quindi ho preparato parecchie cosine, ho fatto il tiramisù, ho fatto una crostata di mele, ho fatto una zuppa di pesce, poi abbiamo fatto anche l'antipasto, abbiamo fatto salmone con insalata di pesce, con olive e con carciofi. Quindi solo quello non avevano più fame. Poi abbiamo fatto i linguini con la zuppa di pesce, insomma ci stavano tutti i tipi di pesce dentro, poi ci stavano anche le vongole, ci stavano insomma tutto, tutto il necessario per fare una zuppa di pesce. Quindi è stata buonissima. Io le ho fatto con le linguine, non ho fatto gli spaghetti, però i bambini hanno fatto un po' non piacevano tanto i linguini, la prossima volta faremo gli spaghetti perché loro piacciono di più gli spaghetti. E poi quindi abbiamo fatto il tiramisù, abbiamo fatto la crostata di mele, insomma, abbiamo passato un bel pomeriggio, poi dopo abbiamo giocato a burraco, io veramente stavo stanca, mia figlia voleva uscire un po' a piedi a fare la passeggiata, però io avevo mal di schiena, perché io essendo su questo divanetto che non è molto comodo, e poi tutta la giornata avevo preparato da mangiare, il giorno prima avevo fatto tutti i dolci, insomma, no, non, veramente non avevo il coraggio di vestirmi, di uscire e insomma a fare la passeggiata. Comunque poi abbiamo giocato a burraco e poi dopo loro sono usciti. E niente, insomma, tutto questo per dirvi che stamattina mi sono alzata un po' tardina, quindi ho fatto proprio lo stretto necessario, ho pulito, già ieri avevamo pulito quando mia figlia è andata via, avevamo già pulito, passato l'aspirapolvere, quindi stamattina mi sono alzata con calma e mio marito è uscito a fare la spesuccia e io niente, mi sono messa a posto un po' qui, questo è il lavoretto che ho lasciato ieri sera, poi ieri sera sono andata a letto pure tardi perché ho visto un film coreano molto molto bello e insomma sono stata quasi fino alle 2, ecco. E niente, però stamattina io mi sono alzata, vedete, io ho messo a posto già a casa. Fuori, vedete, fa insomma, è un po' di sole, non è proprio sole, 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 però è un po' nuvoloso, però si sta bene, ragazzi, si sta benissimo. E niente, ecco, questa sembra la decorazione dell'autunno che devo fare, però non avendo messo ancora a posto mobili, non so nemmeno come fare un po' di decorazione, insomma, per l'autunno. Insomma, per dirvi, insomma, io la casa l'ho messa a posto, io ho messo già la lavatrice in moto, ho messo già a lavare, ecco, la biancheria, poi mi farò il colorato e niente, poi mi andrò a pulire il bagno, ma questo lo farò tranquillamente dopo pranzo. Quindi oggi pomeriggio e niente, oggi me la prendo veramente con calma. Ecco qua, quindi e per dirvi, allora, io ho iniziato a fare il mio progettino. Ho iniziato a fare il mio progettino, però non voglio dirvi che cos'è. Devo avere il tempo di fare il video e dopo ve lo metterò in online. Ecco qua, ho speso il bucato e ho fatto il bianco e adesso si sta facendo anche il colorato, si sta lavando anche il colorato, quindi primo lavaggio fatto, il secondo sta quasi finendo, dopo vado a stendere anche il secondo e il lavaggio della giornata, i lavaggi sono stati fatti. E niente ragazzi, vedete, cominciano a cadere le foglie, le foglioline gialle. Ecco, questa è la pianta della vicina. Vedete? Il sole si è riscaldato un po'. Vedete?
Che bello. Si sta benissimo. Vedete che piante che stanno lì? Sono enormi. Sono dei ficus. Vedete un po' questo ficus come è grande, un albero. Praticamente è un albero. Vedete? Le piante qui giù. E niente ragazzi, quindi questo era un buongiorno. Mio marito è andato a fare la spesa. Se ci penso quando viene, faremo un piccolo video spesa. Poi video spesa non è più di tanto, perché già questo weekend abbiamo fatto parecchie spese, abbiamo fatto molte compere. Quindi vedete, sono le 11:25. Se mi ricordo, vi faccio vedere le poche cosine che ha preso, ma prenderà poche cose perché mi mancavano solo le uova, insomma, poche cosine. Ecco qua, come vi dicevo, mio marito è andato a fare la spesa e è rientrato adesso. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa ha preso. Normalmente doveva prendere poche cosine, non lo so che cosa ha preso. Allora, ha preso un bel pezzo di salmone di 250 grammi. Poi ha preso mix di formaggi italiani. Ecco, non aveva trovato il parmigiano, perché questo noi non lo prendiamo mai, è troppo salato e poi è un gusto troppo forte, però penso che non l'ha trovato e ha preso questo. Poi che cosa ha preso? Delle banane, eccole qua. Dicevo che ha preso proprio poche cosine, normalmente non avevamo bisogno di niente, però è comunque uscito. Ecco qua, le banane, ne abbiamo altre, per questo ne ha prese poco. Ha preso la baguette, noi non possiamo farne a meno della baguette. Poi ha preso le uova che erano finite, come ha fatto il tiramisù, insomma, e le uova erano finite. Ha preso una confezione di uova. Poi ha preso l'uva senza semini, allora buonissima e molto molto dolce. Ieri ne abbiamo mangiata moltissimo, buonissima. Poi ha preso, che cosa ha preso ancora? Andiamo un po'. Ah, ecco i grattini, 50 grammi, questi sono buoni al brodo. Poi che cosa ha preso? Ha preso un barattolo di fagioli borlotti, buonissimi anche questi, veramente veramente buoni. Poi ha preso una bottiglia di chiaretto di Bardolino, quindi un rosé, e ha preso tre bottiglie di acqua. Che acqua ha preso? Acqua Guizza. Ieri avevamo preso questa, la Levissima, buona, ma è finita la Levissima. Adesso lui ha trovato questo, ha preso questo. Ok, ecco tre bottiglie di acqua, ne abbiamo già nell'acqua, però lui ogni giorno prende sempre due o tre bottiglie, così non manca mai. Ed ecco qua, il cestino è vuoto, quindi come vi avevo detto ho fatto proprio una piccola spesuccia, perché avevamo fatto già la spesa sabato, quindi avevamo preso già molte cose, e questa è andata proprio per prendere, ecco, specialmente le uova che non ne avevo più. Quindi ragazzi, noi ci vediamo sia in giornata oppure domani. A tutta l'ora.